Mi chiamo Gabriele Ferri e sono il direttore tecnico di Eraton 2015. La mia formazione è pisana, in quanto mi sono laureato a Pisa in ingegneria informatica e poi ho fatto un dottorato alla scuola Sant'Anna ed ho lavorato alla scuola fino al 2012. Al momento lavoro come ricercatore al CMRE, che è in carico di organizzare questa competizione Eraton 2015. Cos'è Eraton 2015? Eraton 2015 è una competizione che ha proposta squadre multidominio di robot, cioè terra, aria e mare, di risolvere compiti ambientati in un scenario ispirato dal disastro di Fukushima 2011. Buongiorno, sono Andrea Caiti, insegno nel corso di laurea dell'ingegneria robotica e automazione all'Università di Pisa e sono qui a Piombino in questa edizione di Euratlon come giudice della gara. L'università e gli enti di ricerca di Pisa sono presenti qui ad Euratlon in varie forme. Io come giudice, il centro piaggio dell'Università di Pisa ha partecipato alla dimostrazione del robot Walkman e siamo presenti anche con uno stand del nostro centro interuniversitario ISME, di ricerca sulla tecnologia marina e sui robot marini. Gli enti di ricerca di Pisa sono presenti anche con la scuola Sant'Anna, che ha curato l'esibizione del progetto Robotera ed è presente anch'essa con uno stand relativo al suo laboratorio di robotica e tecnologie marine. Sia l'Università di Pisa sia la Scuola Superiore di Sant'Anna hanno anche partecipato con delle conferenze aperte al pubblico, conferenze generalistiche, al Castello di Piombino, sempre aventi per tema la robotica. E la robotica, diciamo, non necessariamente soltanto marina, ma anche la robotica umanoide e la biorobotica.